La consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Surdi alla Madonna e quindi la messa presieduta dal vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. Si è conclusa così questa sera la festa in onore di Maria Santissima dei Miracoli, una festa della Madonna condizionata dagli effetti dell'emergenza Covid che costringono a contingentare le cerimonie e quindi contenere ogni rischio di contagio da coronavirus.
Thank you.
La pace sia con voi. Con grande gioia, fratelli e sorelle, celebriamo insieme questa giornata dedicata alla Madonna dei Miracoli, alla nostra patrona. Siamo ben consapevoli del velo di tristezza che è sul cuore di tutti noi, di tutti gli arcamensi, di tutti gli italiani e del mondo intero in questo tempo, in questo periodo. Ma nello stesso tempo è proprio la fede che ci dà la forza, il coraggio di raccoglierci attorno a Maria per attingere, come è stato detto poco fa, dalla preghiera del primo cittadino, per attingere quella forza di carità, di amore, di fede di cui abbiamo bisogno. La messa si provvede a sanificare per poter poi fare accedere i fedeli che hanno dovuto sostare all'esterno. In considerazione del fatto che la basilica rimarrà aperta per poter venerare Maria Santissima dei Miracoli fino a mezzanotte. Punto anche la pittura su strada raffigurante Maria Santissima dei Miracoli realizzata da Fabio Branca. Qui siamo ad angolo tra il Corso Sabrile e la Piazza Ciullo. Concludiamo questo servizio filmato raggiungendo il santuario di Maria Santissima dei Miracoli.